Bentrovati di nuovo assieme per il consueto appuntamento con la rubrica Insieme oltre 2000. Quest'oggi l'attenzione è dedicata al mondo del volontariato e in particolar modo all'aiuto alle persone più indifese, le persone che magari soffrono di situazioni di solitudine. Abbiamo il piacere di avere con noi infatti due rappresentanti dell'associazione AVO Belluno, associazione volontari ospedalieri, che proprio quest'anno festeggia tra l'altro un traguardo d'eccezione. Saluto e ringrazio la Presidente Gianna Tamburlin, ben trovata Presidente. Buongiorno, grazie a lei. Accompagnata dalla vicepresidente Fabrizia Colò, ben trovata vicepresidente. Grazie, grazie e buongiorno a lei. Dicevamo che questo 2022, cominciamo con lei presidente, è un anno speciale per l'AVO di Belluno. Sì, diciamo che è un anno speciale proprio perché siamo arrivati al traguardo di 30 anni ed abbiamo con gran piacere deciso di festeggiare presso il Park Hotel Villa Carpenada di Belluno il prossimo 3 dicembre. Ecco, allora riannodiamo un attimo i fili del discorso. Sì. Siamo partiti dicendo di questo traguardo, i primi 30 anni, perché insomma poi ci saranno ancora tanti anni di attività e di aiuto al territorio. Ecco, questo ovviamente è l'auspicio, ma raccontiamo quindi chi è l'AVO, che cosa fa, qual è il suo impegno, qual è la sua storia. L'AVO è nata appunto a Belluno, da noi, per merito della signora Nina Barcelloni Corte Vecchioni, che ha avuto questa splendida idea di raggruppare alcune persone di riprendere, diciamo, il servizio che era già iniziato nel 1975 a Milano. L'AVO nazionale, diciamo così, è nata proprio a Milano per merito del professor Longhini. Ecco, qui io ho già fra le mani un'immagine che ci rappresenta la fotografia della signora Nina Barcelloni Corte. Sì, lei è stata la nostra presidente per tanti anni, molto brava, molto gradita a tutti naturalmente, e poi pian pianino l'AVO si è sempre ingrandita, diciamo così, fino ad arrivare qualche anno fa eravamo anche un'ottantina, anche di più. Ecco, volontari ospedalieri, quindi ci racconti un po' meglio che cosa fate. Sì, allora noi cerchiamo di essere vicini agli ammalati, naturalmente nei reparti che ci sono indicati dall'ospedale, e di porci soprattutto all'ascolto delle persone che hanno desiderio di esprimersi, di raccontarsi. Li avviciniamo con la massima discrezione, in punta di piedi, quindi è un approccio molto delicato quello che noi dobbiamo riservare alle persone ammalate, giustamente, che sono più fragili in ogni modo. E poi, diciamo così, abbiamo anche in seguito aperto il servizio in pronto soccorso. Però, il pronto soccorso è un servizio un attimino più diverso di quello lungo le corsie, all'interno delle corsie. E io credo che Fabrizia, che è la nostra vicepresidente e anche la responsabile da parecchi anni del pronto soccorso, ci possa dire qualcosina in merito. Allora coinvolgiamo quindi subito la signora Fabrizia, tra l'altro storica rappresentante proprio da una vita, ecco, volontaria dell'AVO, vero Fabrizia? Certo, sono entrata nel 92, coinvolta dalla presidente fondatrice Nina Barcelloni Corte, e anzi volevo aggiungere che lei veniva da Firenze ed è lì che ha importato a Belluno l'AVO, perché a Firenze era già in auge, insomma. E poi ho passato i vari reparti, perché all'inizio eravamo un'ottantina, come diceva la Presidente, e poi quando abbiamo aperto in pronto soccorso è stato molto gradito il nostro intervento. Perché? Perché in pronto soccorso c'è la sala d'attesa, l'insofferenza dei pazienti, perché quando arrivano in pronto soccorso sono spaventati per qualsiasi cosa. E allora la nostra vicinanza, interveniamo presso il triage per
sollecitare certe situazioni. Poi arrivano i malati della dialisi, allora anche lì sono stressati. Insomma, è molto utile in pronto soccorso, direi. Ecco, dove comunque voi svolgete l'attività? In quali nosocomi del territorio? Allora, in pneumologia, in ortopedia, eravamo anche in pediatria all'inizio, poi lì è cessato, c'era anche la maestra della scuola in pediatria e noi aiutavate, ecco, nell'attività maestra. Stiamo parlando dell'ospedale San Martino di Belluno. Di Belluno, certo. Ma poi anche, per esempio, a Ponte nelle Alpi, no, giusto? No, no, a Pieve, a Pieve di Cadore. Cadore è stato aperto quanti anni fa? Nove anni fa. Sì. E anche lì molto entusiasmo da parte dei volontari che si sono resi utili per fare questo servizio, perché non conoscevano, era nuovo come volontariato. Infatti io quando sono entrata proprio mi piaceva questa assistenza presso i malati. E poi nei reparti di Belluno, pian pianino, col Covid, con questi due anni, lo spavento, la paura, eccetera, certi volontari non si sono, per il momento sono in lista d'attesa, insomma. Certo, ecco. Perché sappiamo ovviamente l'emergenza pandemica ha creato grandi difficoltà e ovviamente anche sì, tutto l'ambito del volontariato comunque ancora ne soffre. Però si diceva non solo ospedali ma anche strutture residenziali. La casa di riposo di Cavarzano. E lì ce ne sono parecchi, ancora oggi ce ne sono parecchi. Sì, abbiamo una, abbiamo una ventina di presenze di volontari. Di volontari. Sì. Ecco, ritorniamo ancora un attimo dalla signora Fabrizia. Che cosa spinge comunque a fare un volontariato di questo tipo? Lei ha detto che è dal 92, quindi appunto dicevamo tanti anni di servizio gratuito per la popolazione, per gli ammalati, per chi può avere bisogno di un aiuto, di una vicinanza. Che cosa spinge comunque a fare un volontariato di questo tipo? Cioè, e come si fa a diventare anche volontari, Avo? Allora, parto dall'ultima. Come si fa a diventare volontari, Avo? C'è un colloquio presso la nostra sede, che è l'ex portineria dell'ospedale, e c'è un colloquio con la presidente, con due volontari Avo, e si sentono i motivi che spinge appunto una persona a fare questo tipo di volontariato, perché io dico che è un volontariato difficile proprio perché è un volontariato di ascolto, non di parlare noi ma di ascoltare, pertanto serve anche a noi nella vita ascoltare. E che ci spinge? Lo spirito di dare, di ascoltare, di, cioè, per quanto mi riguarda, proprio il piacere, fra virgolette, di stare vicino a queste persone nel momento di difficoltà, insomma. E delle volte si trovano dei muri, proprio perché un malato, cioè, si chiude in se stesso, insomma. C'è chi ha bisogno di parlare, di esprimere, e invece c'è chi si chiude in se stesso e si trovano dei muri e poi si aprono e scoppia un mondo dietro queste persone, insomma. E qui ecco l'importanza del volontario che si mette a disposizione, ecco, della persona. E torniamo dalla presidente per raccontare. Lei mi ha portato, presidente, alcune foto anche così storiche che raccontano dei pezzi di questi 30 anni di vita, 30 anni di attività. Sì. Qui, per esempio, che cosa ci rappresenta questa foto? Questo rappresenta un gruppo di volontari, non ci sono tutti, purtroppo, con il presidente che mi ha preceduto, il dottor Olivieri, e siamo nel prato fuori dell'ospedale San Martino. Siamo, sì. È stata una foto proprio di gruppo decisa, senza particolari motivazioni, diciamo, ecco. Però questo fa capire anche l'unione, poi la solidarietà stessa, un po' il senso, sì, di appartenere forse ad un'altra piccola famiglia, sì, se possiamo, esatto, dire così. Siamo veramente tutti tanto uniti, ci conosciamo tutti molto bene tra di noi, sì, certamente. Un'associazione che nel tempo, insomma, ha avuto, come tutte le cose, i suoi momenti, sì, più facili, i momenti più difficili, insomma, 30, sì, anni sono un traguardo importante. Certamente, certamente, sì. Noi ci auguriamo di poter presto ritornare anche nei reparti,
siamo già contenti che ci sia stata questa ripresa, diciamo, però la nostra abitudine era appunto di recarci nei reparti che ha nominato la vicepresidente e di essere ancora più presenti, ancora più utili Ecco, un po' come fare dappertutto. secondo lei a coinvolgere anche i giovani in questo tipo di volontariato? Allora, in passato abbiamo avuto dei giovani che magari avevano fatto presso di noi una specie di tirocinio, diciamo, in concordo con la, in, sì, con la scuola, hanno avuto magari qualche mese di presenza, però poi se ne sono andati o perché avevano altri progetti di vita, diciamo così, ecco. Quindi non è facile arrivare ad avere persone giovani, giovani. Però le porte sono Le aperte, porte vero? sono aperte, le porte sono Magari. aperte, Ricordiamo che senz'altro. voi avete anche una giornata nazionale in Noi cui. abbiamo una giornata nazionale che è il 24 di ottobre e quest'anno l'abbiamo festeggiata, diciamo così, ricordata in modo un po' particolare. Siamo andati presso una scuola dell'infanzia di Cusighe, la scuola paritaria dell'infanzia di Cusighe, dove ai più grandicelli, quelli di 4-5 anni, abbiamo parlato, abbiamo spiegato che cos'è l'AVO, cosa facciamo e i bambini si sono dimostrati anche interessati molto, hanno fatto poi dei disegni che a nostra volta abbiamo portato presso la casa di riposo di Cavarzano. Volevo solo dire che abbiamo aperto anche un piccolo progetto di, diciamo, di aiuto per, appunto, sempre in questa scuola, per un sollievo agli insegnanti, dove ci sono dei bambini con delle disabilità sensoriali. E è una cosa, non siamo presenti in tanti, diciamo, però ci è sembrata una cosa bella. Nel momento in cui adesso ancora non possiamo avere pieno accesso all'interno dell'ospedale, abbiamo pensato di dedicarci a A questo. questa iniziativa. Sì. Ecco, Presidente, dobbiamo ricordare anche l'importanza del lavoro di squadra, la sinergia con altre associazioni. Voi fate parte, per esempio, di un particolare comitato, tutto Sì, femminile, possiamo dire Comitato così. Prevenzione Salute Donna, certamente, da tanti anni. Non so precisamente, tu ti Dalla ricordi? fondazione dal Sono tanti. 2002-2003, 14 anni? Ah, più o perché ero meno. presidente, sì, facevo parte di un'altra Quindi associazione. la Sono tanti anni. collaborazione, ecco, Sì, con le altre molto, realtà sì, del con altre volontariato, realtà del sempre per volontariato. promuovere comunque il Sì. tema della salute con un occhio di riguardo, in Un occhio, questo caso alla donna. certamente, Va certamente. bene, allora direi che noi abbiamo fatto una veloce panoramica delle tante attività dell'associazione. Presidente, lei mi aveva portato anche un altro libricino, che è questo, lo facciamo vedere anche ai nostri telespettatori. C'è comunque modo di sicuramente di sfogliarlo con calma, di leggerlo. Qui sono raccolte le informazioni inerenti alle varie sezioni Alle AVO varie che sezioni si AVO trovano del ecco, in Triveneto, tutto il Triveneto. certamente. C'è una indicazione anche per quanto riguarda naturalmente l'AVO di Belluno, con fotografie, con testimonianze. È bello sentire dalla viva voce poi dei volontari anche il senso, il significato del donare il proprio tempo agli altri, che può essere una fonte, comunque, come ci ricordava Fabrizia, di grande arricchimento personale, comunque di Certamente. star bene. Noi abbiamo, dicevo, dato alcune indicazioni, l'invito è comunque quello di mettersi in contatto con i vari rappresentanti dell'associazione proprio per conoscere Sì. ulteriormente da vicino questa realtà e chi lo sa, magari entrare a far parte di questa grande famiglia. Voleva aggiungere qualcosa, Presidente? Sì, volevo aggiungere che abbiamo in animo nella prossima primavera di riprendere con un corso di formazione che per noi è molto importante perché siamo dei volontari molto formati e molto ben preparati. Qui, questo appunto per sperare di avere nuove leve che entrano nella nostra associazione e E abbiamo continuare tutta così. l'intenzione di riprendere con tanta energia, Con tanta diciamo, sì. energia, benissimo. Allora, innanzitutto congratulazioni ancora per il prestigioso traguardo raggiunto e in bocca al lupo per le Grazie. vostre prossime attività. Grazie ancora Gianna Taburlin e Fabrizia Colò. Grazie. Grazie a Grazie a voi, lei, grazie a voi, grazie a lei. grazie.
A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci.